È noto a tutti come esistono diversi criteri per le verifiche a fatica delle unioni saldate, ricordo brevissimamente tensioni nominali, tensioni di hotspot o tensioni strutturali, applicazioni basate sulla meccanica della frattura lineare elastica. Fra i criteri locali, io presenterò oggi un particolare criterio locale, una menzione particolare merita il criterio di Radai, datato 69, ripreso nel testo del 90, o il cosiddetto notch rounding approach, perché fra l'altro è un criterio incluso su alcuni standard, alcune raccomandazioni internazionali, in particolare una raccomandazione dell'International Institute of Welding datata 2007 e una raccomandazione di un ente tedesco FKM datata 2003. Troppo neffe, lo sappiamo tutti, vale un millimetro perché somma di un raggio di raccordo reale uguale a zero più un fattore di multiassialità che è stato considerato costante pari a 2,5 e un raw fittizio, una grandezza microstrutturale che almeno per cast iron Radai assunse pari a 0,4. Nel libro più recente, Radai, Sonsino e Fricke, noi sappiamo che valori inferiori di Rostar sono stati suggeriti per giunti di spessore ridotto saldati a punti o al laser. Tra i criteri locali merita un'altra menzione, per i giunti, ripeto, di spessore ridotto, un criterio basato su substitute notch radius, dove il raggio fittizio è pari a 5 centesimi di millimetro, e ricordo in particolare un paio di contributi recenti dovuti a Sonsino ed altri. Una rivisitazione e un confronto tra notch rounding approach versione 1 e versione 2 said approach sono presenti in due lavori, uno in fase di stampa e già disponibile in rete, lavori che mi sono stati suggeriti dal professor Radai, uno in stampa sui giri di fratto meccanici, uno semplicemente sottomesso al momento su International Journal of AD. Radai ritiene che tra gli approcci locali il criterio basato sulla densità di energia di deformazione, così come oggi, del quale oggi vi parlo, potrebbe essere un candidato potenziale al sostituto del notch rounding approach nella versione di Radai, che criterio di Radai che ha moltissimi meriti, qualche inconveniente legato alla radice e la non possibile estensione aggiunti di piccolo spessore, proprio perché c'è il raggio di raccordo di un millimetro ovviamente indebolisce la sezione e non lo rende possibile per giunti di piccolo spessore. L'approccio basato sulla densità di energia di deformazione locale ha le sue origini nell'approccio legato ai fattori di intensificazione delle tensioni o notch stress intensity factor. Noi sappiamo che la geometria dei cordoni di saldatura non può essere definita con precisione, sappiamo anche che i tradizionali processi di saldatura comportano in genere un raggio minimo più che un raggio medio tendente a zero o molto ridotto in genere. Sappiamo anche in un lavoro di Smith e Miller del 78, ma il Dowling cita altri lavori fatti dagli americani ancora prima di Smith e Miller, che mantenuta costante la profondità dell'intaglio c'è un valore minimo del raggio di raccordo al di sotto del quale l'intaglio si comporta come una cricca di pari profondità. A questo punto si può passare direttamente a un intaglio a V non raccordato. Il piede del cordone di saldatura, quindi nell'ENSIF e anche nel criterio basato sulla densità di energia di deformazione, è modellato come un intaglio V a spigolo vivo, un point di Nocis, e l'intensità dei campi di tensione che si comportano in campo lineare elastico è espresso in termini di fattori generalizzati di intensificazione delle tensioni. Alcune referenze che voglio citare: il frame analitico è riconducibile a Williams, un matematico che sviluppò almeno la parte analitica relativa ai termini del primo ordine ancora nel 52 e la ripresa estendendola a campi di tensione del secondo e terzo ordine nel 57. Vale la pena anche di osservare che Williams si interessò della natura asintotica dei campi di tensione, ma non era un ingegnere, non gli importò nulla dell'intensità dei campi di tensione, e chi
per primo si preoccupò da ingegnere aeronautico di quantificare l'intensità dei campi di tensione, furono Gross e Mendelssohn, ed è sempre sorprendente notare come siano stati necessari 20 anni per passare dalla natura asintotica dei campi a qualcuno che si preoccupasse di quantificare semplicemente l'intensità dei campi stessi. L'approccio è anche in debito con due lavori di Azzori datati 85, in cui Azzori operò una estensione non convenzionale della meccanica da frattura lineare elastica. Questa eccitava Williams, considerò anche l'effetto scala presente nei giunti saldati come correlato direttamente al gradiente di tensione nelle zone immediatamente vicine al piede del cordone di saldatura. Ecco, il fatto di porre un raggio di raccordo zero era già chiaramente evidenziato in questi lavori, anche se non c'era all'epoca, 25 anni fa, ancora una formalizzazione in grado in funzione dei fattori di intensificazione della tensione. Gli ESIF sono per loro natura, i fattori di intensificazione delle tensioni sono per loro natura legati al fenomeno, alla fase di iniziazione della cricca di fatica, giusto? Quindi dovrebbe esserci una correlazione diretta tra ESIF e nucleazione almeno della cosiddetta cricca tecnica. In realtà con Tovo nel 98 e con Olivieri poi nel 2001 avevamo dimostrato che anche la vita totale del giunto è legata agli ENSIF, almeno nei casi in cui si vanno a considerare i risultati sperimentali dovuti a campioni saldati e non a reali strutture saldate che sono notoriamente iperstabili. La nostra idea è che fin tanto che tu analizzi dei risultati sperimentali provenienti da campioni saldati, non c'è nessuna necessità di fare una suddivisione molto chiara tra fase di iniziazione della cricca e fase di propagazione della cricca stessa. Non vi è alcuna distinzione tra nucleazione e propagazione delle cricche corte. Entrambe le fasi, grazie al principio di Buchner, sono strettamente collegate alle distribuzioni di tensione presenti sul componente inizialmente non cliccato. Quando mi rifaccio oggi prevalentemente a casi piani, in un caso piano Williams dice sono possibili al limite due, è possibile il modo 1, la distribuzione di modo 1, quella simmetrica, la distribuzione skew symmetric di modo 2, ovviamente è possibile l'estensione, ma non la fece Williams anche al modo 3. Quando però l'angolo di apertura è ampio e supera i 100 gradi, 102 gradi per l'esattezza, solo la distribuzione di modo 1, secondo il formalismo di Williams, è effettivamente singolare, mentre la distribuzione di modo 2 non lo è più, e quindi la distribuzione di modo 2 può essere considerata come una sorta di perturbazione. La stessa perturbazione che fanno i campi di tensione di modo 2, 3, 4, 5, voglio dire. E quindi è possibile correlare, questo feci con Tovo 10 anni fa, la resistenza fatica in maniera semplice direttamente alla variazione di tensione del fattore di modo 1. Definizioni, vediamo sul lato sinistro, questo è un giunto con un cordone portante, comunque sia c'è una zona relativa al piede del cordone che è una zona di possibile innesco delle cricche di fatica. Direi che se guardo i risultati sperimentali, l'85-90% delle rotture a fatica avvengono a partire dal piede del cordone di saldatura, e c'è un'altra zona che è rappresentata dalla radice del cordone di saldatura. 10-15-20% dei risultati sperimentali partono da rotture che avvengono alla radice del cordone di saldatura. Il sistema di riferimento è mostrato sul lato destro, c'è un angolo di apertura indicato con 2 alfa, il valore tipico per quest'angolo è notoriamente 135 gradi, ma ci sono tanti risultati sperimentali su strutture offshore nel quale l'angolo viaggia tra i 110 e i 150 gradi. Secondo Gross e Mendelssohn, tu devi metterti lungo la bisettrice dell'intaglio e quantificare il fattore di intensificazione di modo 1 e il fattore di intensificazione di modo 2 sulla base delle distribuzioni di tensione della sigma zz, cioè della sigma che è ortogonale alla bisettrice, e della tau
che è parallela alla pesatrice stessa. La pesatrice è un luogo dei punti fondamentali da un punto di vista matematico, perché solo ed esclusivamente lungo la pesatrice le tensioni di modo 1 sono disaccoppiate dalle tensioni di modo 2. Ovviamente è possibile estendere naturalmente, ma Gross e Menes all'epoca non lo fecero, la definizione anche a un K3, e anche in quel caso bisognerà fare entrare in gioco la bisettrice dell'intaglio e fare entrare in gioco le tensioni che entrano parallelamente alla bisettrice dell'intaglio. Ecco, in questo diagramma il campo di tensione locale, così come ricavato alle analisi degli elementi finiti per un giunto che ha uno spessore di 10 mm, sul quale è applicata una tensione nominale di trazione sul lato destro, è rappresentato in funzione della distanza dall'apice dell'intaglio, distanza misurata lungo la bisettrice. Questo è un angolo di 135 gradi, 10 mm di spessore, ripeto, vedo chiaramente che la sigma z e la sigma con r possono essere rappresentate da due rette in un diagramma logaritmico, il che significa che è possibile quantificare un fattore di intensificazione costante per il modo 1, e per quanto riguarda le tau esiste un fattore di intensificazione di modo 2. La pendenza di modo 1 non ha niente a che vedere con la pendenza di modo 2. In particolare, nonostante la presenza dello spigolo vivo, le tau naturalmente vanno a 0 e quindi il modo 2 non è singolare. Una cosa molto importante da osservare è la seguente: nei giunti di medio ed elevato spessore credo che la scelta più conveniente sia quella di quantificare semplicemente, di far entrare in gioco semplicemente il fattore K1 e il fattore K2, senza, ripeto, senza utilizzare fattori di ordine superiore, né il fattore costante della soluzione di Irving e di Williams, cioè quello riconducibile al lati stress, ossia la componente che è parallela alla clinica. Però bisogna stare attenti, perché il campo singolare governato dalle distribuzioni di modo 1 ed eventualmente campo singolare o non singolare delle distribuzioni di modo 2 non procede ovviamente all'infinito. Con un giunto saldato di 10 mm di spessore, i campi legati al primo ordine della distribuzione di modo 1 e al primo ordine della distribuzione di modo 2 cessano a circa 2 mm di distanza. Il che significa che io, se ho un giunto che non sia da 10 mm in su, ma ho ad esempio un giunto saldato di 1 mm di spessore, come è presente nelle scocche delle auto, e le distribuzioni di modo 1 e di modo 2 vanno a concentrarsi in un volume strutturale che è più piccolo di quel cosiddetto volume di controllo alla Neuber, faccio per dire, per cui il problema nei giunti saldati di piccolo spessore si complica notevolmente. Non si può fermarsi alla soluzione in linea di principio, non ci si può fermare alla soluzione limitata al fattore del primo ordine di modo 1, di modo 2 ed eventualmente di modo 3, ma è necessario fare entrare in gioco altre, ad esempio la componente, la cosiddetta T-stress, che è la componente parallela alla fessura, parallela allo slit. Lasciamo per un istante da parte questa figura e pensiamo che queste distribuzioni provengano da un intaglio con 2 alfa uguale 0, come fosse una clinica, senza cambiare slide, giusto? Quando io quantifico la distribuzione di modo 1 e contemporaneamente quantifico la distribuzione di modo 2, la differenza che sussiste tra la sigma z e la sigma r, a rigore secondo Irving, sigma r meno sigma z, mi dà la componente di stress. Quindi io non complico le cose. Da un'analisi nella zona in cui misuro K1 e K2 riesco anche a ricavare quella componente che Irving chiamò T-stress e che Irving, nonostante quello che diciamo agli studenti, nel lavoro suo del 57 considerò fondamentale per studiare i fenomeni di frattura. Irving disse: tu devi usare contemporaneamente il fattore di intensificazione delle tensioni e devi usare contemporaneamente T-stress, che poi in moltissimi casi, e i giunti saldati di medio alto spessore rappresentano la regola, la T-stress di fatto abbia un'influenza estremamente ridotta. Ciò non significa che Irving disse: tu usa K1 e usa la T-stress. Ripeto, la T-stress la puoi ricavare facilmente facendo la differenza tra i risultati al calcolatore che competono alla sigma con R e alla sigma con Z. E allora, in un quadramento analitico legato
valido per i giunti di medio ed alto spessore, sarà sufficiente esprimere le tensioni come combinazione lineare delle distribuzioni di tensione di modo 1 con le distribuzioni lineari dovute alle distribuzioni di tensione di modo 2. Nei giunti di piccolo spessore, ripeto per l'ultima volta, dovrai far entrare in gioco come minimo la T-stress. L'esponente 1 meno lambda con 1 è sempre positivo per gli angoli di apertura, e questo è l'esponente che regola il primo ordine, quindi l'esponente il campo di tensione è sempre singolare per quanto attiene al modo 1, mentre non è più singolare quando il 2 alfa è maggiore di 102,6 gradi. Quindi in una, al piede dei cordoni, dove ci sono tipicamente 135 gradi, solo la distribuzione di modo 1 è singolare. E sono interessanti anche queste due ultime relazioni nella slide che indico qui in basso. In molti casi, non in tutti i casi, è possibile chiaramente identificare una tensione nominale, volevo scrivere M ma ho dimenticato, una tensione nominale applicata a monte e a valle dell'intaglio. In questo modo è possibile, solo quando è possibile identificare la tensione nominale, solo quando questo è possibile, è possibile disaccoppiare l'effetto legato alle dimensioni assolute del giunto tramite per esempio lo spessore T elevato al grado di singolarità alla Williams da quello che è l'effetto della forma. Il K1 intrinsecamente tiene conto delle dimensioni assolute, ma ci sono in gioco due fattori. Uno sono le dimensioni assolute, per cui due giunti in similitudine geometrica, identici fra di loro ma semplicemente in similitudine geometrica, hanno dei K1 scalati fra di loro, d'accordo? Mentre due giunti raccordati in similitudine geometrica hanno lo stesso K con T. Questa è una differenza fondamentale. Ma a parità di dimensioni assolute io posso avere anche un irrigidimento trasversale che è diverso di dimensioni, mi spiego. Quindi c'è anche una variazione legata alla forma disaccoppiata dall'effetto delle dimensioni assolute. In definitiva questi K1 e K2 giocano nell'inquadramento analitico dell'ENSIF con i fattori, il shape factor della meccanica della frattura lineare elastica. Una complicazione evidente: se io non posso confrontare fra di loro in maniera stretta in termini di ENSIF di modo 1 e modo 2 giunti saldati che abbiano angoli di apertura diversi, perché l'ENSIF è intimamente legato, strettamente legato come unità di misura all'angolo di apertura. E che significa che io per esempio non posso mettere in uno stesso diagramma rotture che avvengono sulla radice, in corrispondenza della radice, laddove l'angolo di apertura fa sì che l'ENSIF abbia le unità di misura dei convenzionali stress intensity factor della meccanica della frattura, e rotture alla radice. L'angolo di apertura, il grado di singolarità, decide le unità di misura dell'ENSIF. Questa banda di dispersione fatta col professor Tovo 10 anni fa, avevamo preso in esame risultati sperimentali di scuola inglese, tipicamente Garmi e Maddox. Le geometrie erano chiaramente quantificate, i dati sperimentali si potevano leggere perfettamente in tabella. Grazie alla notevole variabilità delle geometrie in gioco, con i piatti che variavano tra 12 mm e 100 mm, il piatto trasversale addirittura variava tra 3 mm e 220 mm, è chiaro che in funzione delle tensioni nominali, del range di tensione nominale, io ho una banda estremamente estesa. Questa banda si riduce drasticamente se tu, invece che usare le tensioni nominali, usi l'ENSIF approach, cioè un approccio locale che quantifica direttamente lo stato di tensione locale. Alla fine ti ritrovi una, comunque sia una banda di dispersione, lo vedremo fra un attimo, che è di fatto la banda di dispersione direi quasi intrinseca, così come l'aveva formalizzata Aibach nel 69. I vantaggi di un metodo SED, al quale personalmente credo e col quale sto lavorando da un po' di anni. Il problema del metodo SED, basato quindi sulla densità di energia di deformazione su un volume strutturale, un criterio basato sulla densità totale di energia di deformazione, è stato per primo quantificato da un ricercatore italiano che si chiamava Beltrami. Secondo, l'idea di volume di controllo, di volume strutturale, non è mia, ma è sicuramente di Neuber, è un'idea che a me piace moltissimo. Poi Neuber non ha fatto i conti sui volumi, Neuber ha fatto i conti lungo le bisettrici, calcolando gli integrali lungo le linee, facendo i conti carta e penna, e non era possibile all'epoca fare di più.
ma il concetto di volume elementare che non coincide con, che coincide con la sommatoria di alcuni grani cristallini e non so quanti, e che dà le dimensioni del mattoncino elementare, è sicuramente presente già nel libro di Neuber del 1935. Allora, faccio la media della densità di energia di deformazione in un certo volume di controllo e supero il problema delle cricche, più cricche che ci sono all'inizio. Non c'è una sola cricca, c'è poi una cricca che comanda il fenomeno del cedimento a fatica e che decide, ma all'inizio esistono in quel volumetto microcricche presenti e più di una microcricca presente. Il metodo può essere facilmente esteso alla fatica multiassiale, c'è un lavoro che abbiamo fatto assieme con il professor Sorsino qualche anno fa, ed è possibile anche stimare l'influenza del rapporto nominale di ciclo facendo riferimento a una teoria di non elasticità lineare. Da un punto di vista dell'inquadramento analitico le cose sono estremamente semplici. Il SED, così come è stato concepito per molto tempo, è legato alla variazione del fattore Lenz-Shift di modo 1 e alla variazione di Lenz-Shift di modo 2. Questi parametri E1 e E2 variano in tensione piana e deformazione piana, questo ci tengo a sottolinearlo, e dipendono anche fortemente dall'indice di Poisson del materiale. Se 0,3 per gli acciai è un valore che va benissimo nella fatica ad alto numero di cicli, in futuro nella fatica a basso numero di cicli io potrei andare verso un I che tende a 0,5 per considerare l'invarianza del volume, e quindi questa strada me la lascio libera per la fatica oligociclica. E 1 e 2 possono essere quantificati a priori. In definitiva, la variazione della densità media di energia di deformazione in un volume di controllo, quale sia ancora non l'ho detto, è sostanzialmente funzione di K1 e K2. Quando il giunto non ha più uno spessore elevato, ma diventa un giunto di spessore scocca d'auto, un millimetro, bisognerà fare entrare in gioco un'altra componente. Ritengo possa essere sufficiente l'introduzione della T-stress, come aveva detto Irving 51 anni fa. Per quantificare il valore del raggio critico, il valore del volume di controllo, bisogna mettere insieme due serie di informazioni. Prima ho bisogno di sapere qual è la resistenza a fatica del giunto saldato in assenza di effetto di intaglio. La saldatura modifica le proprietà microstrutturali del materiale, entrano in gioco fra l'altro anche delle tensioni residue, non mi servono, non voglio le proprietà del materiale base, ho bisogno delle proprietà del giunto rasato, quindi di un giunto in cui sia stato eliminato l'effetto di intaglio ma che sia presente l'effetto delle alterazioni termiche indotte dal processo di saldatura. Il valore 155 MPa c'era già presentato da Azzori, da Toma nell'82, è stato, trovo altri valori praticamente coincidenti, anche uno fra questi nel Telo in un International Journal of Fatigue di un paio di anni fa. Allora, questa è la resistenza a fatica del materiale base saldato, del materiale saldato in assenza di effetto di intaglio. Ho i dati sperimentali relativi alla variazione del Lenz-Shift di modo 1, combinando assieme algebricamente questi valori, io ottengo un valore del raggio di controllo 0,28 che poi posso approssimare ovviamente tranquillamente a 0,3 mm. Quanto fatto per gli acciai strutturali è stato fatto poi da Livieri e Lazzarini anche per le leghe leggere, per le quali, combinando opportunamente i dati sperimentali relativi al materiale base saldato, rasato e la resistenza a fatica in termini di variazione dei Lenz-Shift di modo 1, il valore del raggio di controllo risulta essere sensibilmente inferiore. Al momento, in termini di densità di energia di deformazione, io ho raccolto circa 900 dati sperimentali. La curva era già stata formalizzata con il professor Livieri 4-5 anni fa e da allora non l'ho più modificata volutamente. Questa curva quindi fa riferimento a un raggio del volume di controllo di 0,28 mm, vari acciai, rotture sia al piede che rotture alla radice, sono coinvolti giunti anche saldati testa a testa, i rigidimenti trasversali, quindi effetti tridimensionali rilevanti, e anche giunti hollow section, giunti di piccolo spessore con profilati a sezione chiusa.
Questa curva raccoglie al momento, ripeto, prevalentemente dati sperimentali da giunti as welded, ma anche circa 200 dati sperimentali che intravedo in questa posizione, sono 180 per la verità, di giunti stress relieved, ma con un rapporto di ciclo di circa 0,3, non 0. Che cosa posso osservare? Beh, innanzitutto che la statistica mi dice che la pendenza inversa è K uguale 1.5, siccome la densità di energia è proporzionale a una sigma al quadrato, il che significa che in termini di sigma equivalente dovrei fare 1,5 per 2 e mi ritrovo il 3, classico, perfetto. Da un punto di vista delle dispersioni in gioco, questa banda fa riferimento a valore di meno 2 deviazioni standard, quindi qui sono a una probabilità di sopravvivenza, come prevista dal loro codice, del 97,7%, noto che passo da 0,1 newton per millimetro su millimetro cubo, cioè megajoule su metro cubo, a circa 4, quindi da 0,1 a 4, qui c'è un rapporto 40, proprio perché la densità di energia lavora con i quadrati delle grandezze in gioco. Ovviamente lo scarto, l'indice che dà lo scarto della deviazione è 3,3. Per passare a uno scarto equivalente in termini di delta sigma, io devo fare la radice di 3,3, poi dividere per 1,21 che trovo nei libri di Sonsino, Radai, via dicendo, e trovo proprio 1,50 secco, che era quello scarto che sottolineato chiaramente da Aiba, 1968, quindi guarda tu. Alla fine usa tutti i criteri locali che vuoi, esclusi giunti particolari, saldati in ambienti particolari in cui il T-sigma può essere scendere a 1,35, 1,3, ci sono risultati presenti in letteratura che lo documentano, mostrati dal professor Sonsino, insomma quell'1,5 non c'è niente da fare, fa parte di quello scatter intrinseco al di sotto del quale, solo in casi particolarissimi, tu puoi scendere, al di sotto del quale puoi scendere. Per quanto riguarda la densità di energia, l'applicazione del concetto di densità di energia di deformazione per i giunti saldati in lega leggera, con il raggio che ho un numero più ridotto di dati sperimentali, il T-sigma è sostanzialmente invariato, un'osservazione è che facendo entrare in gioco un raggio di raccordo, un raggio del volume di controllo di 0,2 contro 0,28, io mi trovo a 2 milioni di cicli, praticamente lo stesso valore dell'acciaio in termini di densità di energia di deformazione. Vale anche la pena di osservare che la K è 2 contro 1,5, quindi in K equivalente in termini di sigma ritorno a 4. Ritengo personalmente che la diversa K che caratterizza gli acciai e le leghe leggere non possa essere spiegata in termini lineari elastici, ma coinvolga fenomeni legati alla plasticità. Alcuni esempi di applicazione della banda, è sempre la stessa banda che ha un T-sigma ben particolare, una pendenza ben particolare, un valore di riferimento di circa 0,1 MJ su metro cubo. Questi sono risultati sperimentali tra il 92, il 99, l'89, Valteri, Spedersrani, Eskel. Questi sono risultati più recenti pubblicati da Finkeder sui International Journal of Statistics del 2006. Vediamo che partecipano bene alla banda, finiscono in banda. Un'altra geometria dovuta al professor Fricke di Amburgo, l'ho messa prima perché qui non riesco a visualizzarla bene, i risultati sperimentali continuano ad essere appartenere bene alla banda, ci sono anche qui degli scatolati dovuti a Ferreira e altri, più datati di circa 10 anni prima. Molto belli a mio parere sono questi risultati dovuti a Maddox del 1982, si tratta di un irrigidimento trasversale, quindi con effetti tridimensionali che potrebbero essere in principio rilevanti, e anche in questo caso i risultati sperimentali in larga misura, quasi tutti appartengono perfettamente alla banda, anche quelli a 5, 6, 7 milioni di cicli, fanno eccezione a alcuni puntini neri nella vita a medio termine, nella vita a basso numero di cicli, per i quali i test furono fatti ad ere tendente a meno infinito, cioè negativi. Mandò, fece nascere le cricche mandando in compressione i giunti saldati e a causa delle tensioni residue comunque sia le tensioni, cioè, quindi mi sta bene, io la mia banda non è fatta per questo caso particolare, comunque sia questi punti relativi a un caso di zero compressione
stranamente finiscono ad alto numero di cicli ad appartenere a quella banda e comunque sia sono esclusi in linea di principio per la trattazione che io ho fatto, un caso, una sollecitazione del tutto atipica. Uno dei vantaggi dell'utilizzo della strain energy density legata al volume strutturale è che ho la possibilità di stimarla in maniera corretta anche usando delle mesh rave. Questo è un irrigidimento congiunto con un irrigidimento trasversale, questa linea rossa rappresenta la zona di mancata preventivazione, lo slit presente fra le due lamiere e qui c'è un cordone d'ano. Questa è una mesh brutale, molto grossolana, che contiene circa una quarantina di elementi finiti. Metto a confronto i risultati della mesh grossolana con quelli ottenuti con un modello agli elementi finiti estremamente fine, dove addirittura, esagerando, c'erano 19.000 elementi finiti. Era finalizzato più che la determinazione del set alla possibilità di plottare in maniera elegante i valori del set nella zona critica. Ciò che impressiona è il fatto che passando dai 19.000 elementi finiti a 56 elementi finiti o a 68 elementi finiti, la variazione che c'è in termini di delta W è del 6,4%, il che significa che in termini di sigma equivalente, se uno non ama il concetto di densità di energia, fa la radice di 1.06 e si trova il 2%, passando da 20.000 elementi a 56 elementi. E addirittura, se invece abbandona il volume e si limita al volume superiore, laddove le tensioni principali massime sono di segno positivo e non invertono il segno, perché la densità di energia di deformazione ha molti pregi, ma purtroppo è insensibile al segno delle deformazioni, quindi quello lo devi sapere te a priori, gli errori scendono ulteriormente se ti appoggi al volume strutturale in cui ci sono delle tensioni principali positive. E scendo ulteriormente a 48 e 60, l'errore in termini di delta sigma è del 5-7%, assicuro che scendendo a circa 25 elementi finiti con un volume di controllo di 3 decimi di millimetro l'errore è comunque sotto il 10%. L'ideale è che per tutti i giunti di natura tridimensionale sia possibile dare una sequenza di un programma scritto che consenta di ricavare immediatamente, almeno per lo spigolo vivo, i valori della densità di energia di deformazione, cosa che intendo fare. Per quanto riguarda gli sviluppi più recenti, io ho meno di 10 minuti ancora a disposizione, volevo discutere con voi rapidissimamente della possibile instaurarsi di modi out of plane legati a effetti tridimensionali, un problema che è stato sollevato di recente da un professore russo che adesso insegna in Australia, Andrea Kokuzov, e che mi ha sollecitato a occuparmene con lui assieme. E il problema dei giunti a piccolo spessore, ricordo il metodo che a me piace chiamare delle tensioni efficaci o tensioni strutturali dovute a Zori nell'87-89, un paio di diagrammi fatti da Zori che tra l'altro figurano nell'ultima versione del libro del professor Sussino da IFRIC, e poi rapidissimamente il SED messo in alternativa a un altro parametro, e questo un parametro principe legato a Rice nella versione estesa di Knowles e Stenberg del 72, e un rapidissimo confronto con il substitute Knowles Radius, così come formalizzato da Sussino e collaboratori. Questi sono i due lavori che io ho letto con attenzione in particolare. La singolarità autoplane è una singolarità non contemplata nel problema di Williams, che era un problema piano, e può nascere per effetto Poisson. La figura più bella che ho è la seguente: io posso avere compressione da un lato, tensione dall'altro lato, per effetto Poisson nasce un problema di singolarità che non è un problema di singolarità nel piano, ma è che è un problema di singolarità fuori del piano. La teoria alla base per trattare formalmente il problema è una teoria classica, e anche qui andiamo più di 50 anni fa, di Ken e Midley, che fa riferimento a condizioni di deformazione piana generalizzata, Ux e Uy indipendenti, Uz non indipendente dalle precedenti, ma che passa attraverso la funzione W. Teoria comunque che ha 50 anni ed è molto bella. Non ho una funzione diarmonica, compare questo secondo termine, comunque sia il sistema disaccoppiato dà luogo a due distinte equazioni, una in phi, dove phi è la funzione di Airy o funzione di tensione, e il W è la funzione di cui vi avevo parlato un attimo fa e che fa riferimento allo spostamento che avviene in direzione Z. Lasciando da per
da parte i dettagli, nel 2007 Kutuzov, applicando da capo ed estendendo il criterio di Williams, cioè formalmente applicando a questo modo auto-Hopkien l'algebra segnata da Williams, si ritrova una funzione phi che è proporzionale alla R su lambda come Williams, a quel punto le tensioni sono proporzionali alla R alla lambda meno 1, la funzione potenziale armonica spostamento è proporzionale alla R lambda meno 1 e alla fine, lasciando perdere l'algebra, mi trovo una espressione che è estremamente semplice, nella quale compare accoppiato il problema di Williams a un problema che non è un problema di Williams. Sorprendentemente, questo modo che Kutuzov chiama autoplane, che secondo me piacerebbe chiamare semplicemente problema di modo 3, vede alla parte sinistra la singolarità legata al problema di modo 2, non di modo 1, di modo 2, qui c'è il segno meno. Il problema dell'autoplane nasce per distribuzioni di modo 2, non per distribuzioni di modo 1. E questo autoplane è regolato da un coseno di lambda per l'angolo di apertura, e questo si può dimostrare, guarda che questo è il problema legato al modo 3. Tu hai modo 2 e modo 3, ma il modo 3 nasce in un caso in cui tu hai una piastra sollecitata da modo 1 e da modo 2, d'accordo? E quindi il problema è, a mio parere, molto bello, almeno da un punto di vista algebrico. Allora, singolarità autoplane, questo è un problema, è una schematizzazione classica di un giunto a sovrapposizione, voglio vederne alcune applicazioni, quindi sono partito da una geometria nel quale il contributo di modo 2 è un contributo importante, più importante del contributo di modo 1. Nelle analisi piane, considero, io sono abituato a fare così, un raggio di raccordo 0, un volume strutturale centrato ed eventualmente un semicerchio centrato sullo stesso volume di controllo e in definitiva poi anche il metodo di Sonsino con il raggio fittizio di 0.5. Per quanto riguarda invece il problema tridimensionale, nel quale brevissimamente mostro i risultati, faccio riferimento a una piastra che ha effettivamente modellata tridimensionalmente. Questo è il piano medio della piastra sul quale mostrerò fra un attimo i risultati. E poi mi metto sulla superficie laterale della piastra e nelle immediate adiacenze della superficie laterale nasce, come vedremo, un modo autoplane singolare che riguarda non le componenti sigma x, sigma y e tau xy del problema piano, ma una tau che è parallela al ligamento e che entra nella superficie del giunto. La singolarità è la stessa di una singolarità di modo 3, qui è difficile spiegare che ci sia un modo 3, ma c'è rigorosamente quella singolarità, e la singolarità di modo 3, questa è una complicazione, ammette il suo massimo sotto pelle da un punto di vista matematico e gli elementi finiti lo dimostrano. Quindi è un problema che riguarda il sotto pelle a livello della superficie libera, un millimetro dalla superficie libera, mezzo millimetro dalla superficie libera. Vedendo rapidissimamente i risultati, se mi metto nel mid plane, nel piano medio, non c'è niente di nuovo rispetto alle distribuzioni di modo 1 e di modo 2, non compare nulla di auto plane per ragioni di singolarità. Ho la distribuzione di modo 1, la distribuzione di modo 2 è praticamente equivalente alla distribuzione di modo 1. Se faccio la differenza tra la sigma x e la sigma y, trovo anche la t-stress che è, che non ho segnato i puntini, ma che è perfettamente costante, così come lei intendeva Irving. Se io mi sposto invece sul sottopelle o sulla superficie libera, le cose si complicano notevolmente. In rosso compare l'out of plane, la cui intensità è importante, perché l'intensità è circa la metà della distribuzione di tensione di modo 2, quindi una intensità importante. Un altro effetto che entra in gioco, importante, tridimensionale, è la variabilità che ha il fattore di intensificazione di modo 2 sulla superficie libera e sul sottopelle della superficie libera. Se io faccio un'analisi piana, il K1 e il K2 rimangono costanti dappertutto. Non è così. Se faccio entrare in gioco effetti tridimensionali, sulla pelle il K2 è il 70% più grande di quello che c'era sul piano medio. E il tutto si gioca in un millimetro, non si gioca in mil. Mi spiego? Contemporaneamente, la distribuzione di modo 1, quella che
quella che quantifica il K1, il K1 praticamente a un millimetro, cioè a 49,2 millimetri, la superficie libera è 50, quindi a meno di un millimetro, il modo 1 tende ad abbassarsi drasticamente. E addirittura sulla superficie libera, quel modo 1, dai, praticamente non c'è più. Ecco, questi fenomeni che a mio parere non sono sottolineati nella letteratura relativa ai giunti saldati, ho trovato dei riferimenti importanti a lavori di diversi anni fa che riguardavano le piastre cricate tridimensionali. Un riferimento essenziale, Bethlehem e la sua scuola, siamo nel 77, che documentava la scomparsa della singolarità di modo 1 laddove la crica interseca la superficie libera. Lui dice, guarda, che la singolarità di modo 1, quella che insegniamo agli studenti, non c'è più. Lui disse, ne compare un'altra, io l'altra non la vedo, vedo solo che non c'è più. Per quanto riguarda la dipendenza del modo 2, quindi io mi trovo un modo 2 che è sostanzialmente costante a meno di un baffo pesante sulla parte finale, è un lavoro bellissimo di Nakamura Parks che dimostra come l'effetto sia maggiore del 50-70%, limitato a un millimetro di spessore. Ma un millimetro è un qualcosa che a me disturba, perché un millimetro siamo a livello di grandezza del volume mio di controllo, più grande del volume di controllo. Quindi l'effetto è in linea di principio importante e non può essere trascurato. Bene, questo diagramma mostra come l'effetto sia strettamente legato alla geometria in gioco e in particolare allo spessore dei giunti saldati. Quando lo spessore è ridotto, di fatto in termini di SED sul volume strutturale, riprendo in mano il concetto di energia di deformazione, prendo un certo volume di controllo e io non posso considerare la variabilità di 18 parametri contemporaneamente. Li sommo tutti in termini di densità di energia nel volume di controllo, parametro a cui credo. Mi trovo una variazione rispetto al valore nominale della densità di energia di deformazione. Però, quando lo spessore è ridotto, la variazione è impercettibile ed ora in poi non la userò più. Quando è 5 mm la perturbazione c'è, ma il mezzo, la mezzeria, l'asse di mezzeria è più importante di quanto sia sul lato destro. Quando lo spessore è di 10 mm c'è una notevole variabilità, ma sul piano medio e sulla superficie libera mi ritrovo gli stessi valori di energia, che significa che mi aspetto una cricca che può partire da qui o che può partire da qui con la stessa probabilità. Quando invece, in questo particolare giunto, ho uno spessore di 20 mm, la densità di energia che ho sulla superficie libera è nettamente superiore, sensibilmente superiore alla densità di energia che c'è nel piano medio. Ricordo una discussione animatissima a Torino qualche anno fa in cui litigavano due ricercatori, uno sperimentale e uno numerico, sulla posizione della cricca di fatica. Era presente Livieri a Torino qualche anno. E uno disse che con gli elementi finiti si trovava una certa posizione, l'altro diceva che dal punto di vista sperimentale io ritengo che, almeno per questa geometria e anche per molte altre per la verità, sia da discutere caso per caso, perché il punto di innesco può passare dal piano medio alla superficie libera, e che disturba perché ovviamente in linea di principio sarebbero necessarie delle analisi di tipo tridimensionale. Chiudo. In definitiva, un ultimo diagramma che riguarda le applicazioni relative a giunti saldati e punti, in cui voglio vedere se il concetto di densità di energia di deformazione, il quale in linea di principio congloba i termini del primo ordine, del secondo, dell'antistress, di tutto quello che è nel volume di controllo, e al momento non sono in grado di quantificare esattamente questo volume di controllo, per cui estendo ai giunti saldati a resistenze e a laser di piccolo spessore lo stesso volume di controllo di prima, se i dati sperimentali pubblicati negli ultimi anni vanno a finire in banda. La banda è ancora molto buona, se mi rifaccio al 10-90% io ritrovo ancora la radice di 2,5, cioè 1,5 di Alba, la pendenza è 2,13, quindi in termini di sigma 4,3. Ho il 4,3 anche su diagrammi riportati sui libri di Sorsino e Radai, e noto un aumento della densità di energia di deformazione. Allora, io non ho evasato per questo tipo di giunti, però mi fa pensare dei risultati che la saldatura abbia innalzato le proprietà di resistenza del materiale base. Mi spiego? E ritrovo una banda che è diversa dalla precedente. Adesso il problema è vedere se giunti, questi sono giunti, piatti e piastre
con uno spessore variabile da 6 decimi a 1 mm e 7, raggio luminale tra 0 e 0,3, se altre famiglie di giunti saldati per punti finiscono esattamente nella stessa banda. Mi spiego? E questo è al momento un problema aperto. Grazie.